prima, sicuramente incontrerà qui i parenti del piccolo Stefano, un bambino, ricordo, di 2 anni. Ecco, e questo è invece l'incontro davanti proprio alla lapide che ricorda l'uccisione di questo bambino, Taché, con il vice ministro del governo Netanyahu. Sì, che è venuto proprio per l'occasione di questa visita e sarà presente a tutta la cerimonia. Ecco, Silvan Shalom, è significativa anche la presenza esterna del vice ministro del governo del premier Netanyahu proprio davanti alla lapide che ricorda un atto di terrorismo palestinese perpetrato contro gli ebrei che avevano l'unica colpa in quel momento nel 1982 di pregare nella loro sinagoga. E ricordiamo che di quel fatto criminoso che fu ricordato da Giovanni Paolo II non sono stati mai trovati i colpevoli. La visita prosegue, la camminata del Papa prosegue. Ecco, adesso è il momento dell'incontro con l'anziano rabbino capo. È commovente anche qua all'interno della sinagoga, si applaude perché tutti, anzi guardate, tutti si alzano in piedi. Fantastico.